Il Consiglio metropolitano di Torino, presieduto dalla sindaca Chiara Appendino, ha approvato il bilancio di previsione 2017 con 8 voti a favore, Movimento 5 Stelle, e 9 astenuti, la lista Città di Città e la lista civica per il territorio. Il bilancio pareggia sulla cifra di 836.530.000 euro. L'avanzo di amministrazione 2016 applicato supera i 30 milioni di euro con un accantonamento di circa 6 milioni, 11 milioni vincolati, 9 milioni 284 mila euro disponibili. Nella sua relazione il vice sindaco metropolitano Marco Marocco ha sottolineato come restano sempre molto pesanti i prelievi da parte del governo centrale, che di fatto impediscono libertà di manovra alla città metropolitana. La lista Città di Città ha presentato alcuni emendamenti per chiedere l'assunzione di nuovi cantonieri, le progressioni orizzontali per il personale che ne ha maturato il diritto, maggiori investimenti su strade e scuole, una riduzione del 10% degli incarichi e consulenze esterne. Gli emendamenti saranno oggetto di successive variazioni di bilancio esaminate dalla competente commissione consiliare, tranne quello sulla riduzione di incarichi e consulenze, che è già stato recepito nel bilancio di previsione. Il Consiglio ha anche approvato un piano di alienazione di immobili non più considerati strategici per un incasso stimato di 12.260.000 euro. Il prossimo 3 agosto il bilancio di previsione sarà ratificato dalla Conferenza metropolitana composta da tutti i sindaci del territorio. Lo sforzo è decisamente quello di sbloccare l'ente dalla situazione di impasse che ha oggi, quindi quella dei dodicesimi di gestione provvisoria, quindi sbloccarlo il prima possibile e poter operare come ente con dignità e con rispetto di quello che sono gli impegni che il nostro ente si è preso a livello istituzionale, a tutti i livelli, di poter operare sul territorio, quindi con la manutenzione non soltanto delle strade e scuole, ma con tutta una serie di iniziative che dovranno ricadere sui territori.